Ma la speriamo anche io. Come fa? Cioè, se la respiriamo, moriamo. Ma passa tu sai quando prendi piede da te? Finto poi di venire. Ah, da mia Roma. Che è a casa la mezzanina. Ah, sì. E ci fa fare a mezzanina, va a chiuso da mezzanina. Ha chiuso. Ma gli passi. Ma gli passi. C'è una scala di questione, fatto la buscina non pensi il pecchino questa sì è vero sì. Vabbè è un dico, non è appena vabbè, è un mezzo pacco dai e poi senza un tempo a me ma mezzo no è un mezzo ha detto mezz'ora mia signorotti stanno parlando in codice si capisce sono loro buongiorno Italia buongiorno Maria lasciatemi cantare con la chitarra in mano bellissimo lasciatemi cantare sono un'italiana. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno a Dio. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare la canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché Italiana Angelo buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica intendente. Avevo l'età è giovane Italia col conferi è un ragazzo cassetto con la bandiera in tintoria una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Vogliamo scherzare? Mi dite almeno 10 nomi veloci che a 25 anni già si sobbarcano di problematiche, arrangiano
a come si andava dai imprenditori. Ragazzi, bisogna applaudire queste persone. Un ragazzo che andava a scuola, c'era Pulzini, il barbiere dove andava, se voglio guagnare ricca. Mi piaceva, dice. L'ho sempre amato questo mestiere, dite. Faccio un mestiere che mi diverto, è una bella cosa. Bravo Angelo, bravo. Angelo, io con questa pubblicità che ti ho fatto, ma è verde, capito? No, è andata a prendere, non ci trovo mai la prossima. È un grande. L'obiettivo tuo dal 2018 oggi è diventare un barbiere di vita tua. C'hai tutto un anno. È grigiastro. Comunque, questo sicuro è questo. Sta pescando. Questo sicuro è una. Mi sa che quello in fondo, quello che sta là, vedi, vicino agli alberi. Quello in fondo. Anche questo si è candidato, vedi? Chi è questo? E se sarà candidato tuo zio? Questo si è candidato, mi sembra, vero? O no? No, mi è candidato te. No, questo si è. Sì, ieri sono candidato. E mi si può fare festa. Fa un partito io da me, ma a Cugenio. Comunque, già il fatto che abbiamo due candidati sindaci, che secondo me sono validi tutti e due. Secondo me. Ovvero lì? Il dottor Candido è l'altro dottore giovane Chelsea. La salute, buono. Dottor. Comunque io dico che questo è centro-sinistra, no? vediamo altri, perché ci candiderà sicuramente quelli del 5 Stelle, quelli della centro-destra. Oggi cosa è 14? Ci parla di politica in genere. No, ma la cosa che stavo pensando adesso. Con le canzoni, con amore, cioè, con il ad esempio, cuore, se sono due abili dottori, due bravi, sono due bravi dottori. Ma sono primari. Primari. Allora dico, andiamo a sottrarre alla medicina due abili dottori. Non potete essere dottore di un paese russo, ma devi impegnarti nella politica, cioè se devi fare il sindaco, tu stai impegnato per i problemi della città. Enzo, io allora non voglio sfidare né uno né l'altro perché li conosco tutti e due. Io ti dico che sono due persone che la vivono la città e sanno i problemi. È già un vantaggio di questo che va via. Enzo, diciamolo pure. Sì, no, su questo il ragionamento mio era c'è, questo sindaco che abbiamo avuto, una bravissima persona, può essere una bravissima persona, può essere, ma non è cazzuso che parli, cioè, avrete, ma non è proprio cazzuso. E vabbè, dai, io vedi, non è che io amo la, io sono uno che amo la mia città come amo la mia famiglia, come amo tutta la mia vita. Cambiato lei. Allora io dico che questo sindaco non è stato un fatto uso. Ma lo dicono. Ma perché? Perché è uno che veniva, anche essendo barlettano, è venuto da Roma. I problemi dei barlettani, cioè non c'è mai non si è mai andato a Bescioprec, perché chi si va a Fobrec? Ci aveva abbagliato il fatto che era un. Allora è tutto un giro politico, soprattutto, se ne va per tutto pure niente. Sì. Se ne va per tutto pure niente. Però a volte ci vuole anche il coraggio intellettuale di dire beh io questo dice Michele Lattanzio, dice anche Salerno era un medico e ha fatto sì ragazzi, allora voglio il ragionamento mio vuole essere semplice. Se io suono, faccio il DJ, faccio serate, entro nella politica, divento sindaco, è ovvio che devo sottrarre del tempo alle mie serate per dedicarmi alla città, anche se hai 6 cioè, e questo è il mio ragionamento semplice. Ma
io quello che dici tu, Enzo, purtroppo anche Berlusconi è un imprenditore che ha 3 milioni di cose da fare. Ma te ne stai attendendo so. E poi c'è chi se ne tiene scala tasse. Allora un dottore di Oprimeri vai a operare no, tu oggi. Quello che deve fare lo farà sempre, Enzo, perché non pensare. Però io dico che questa gente, a parte che poi dobbiamo dire chi vincerà, perché quest'anno ho seri dubbi. Quest'anno è guerra veramente. Anche se io quello che se ne c'è altro succede. Ah, sta bene. Ah, tu si vedono centro strada, là, c'è Napoli. Questa, ragazzi, non siamo a Napoli, ma siamo a Barletta. E mi sono fregato. Sì. Va bene, Sardolin. Guarda che belli. Invece. È un giro difficile questo, Dio. È vero, Un giro è difficile. Questo è un giro che veramente sarà a colpi di. Sarà a colpi di. Importanti. L'importante anche è che non ci si impegni a come accaparrarsi un voto, ma ci si impegni a cosa devo fare CIS. Il programma. Cioè, capito? Il programma. Facciti mano fissa allo scrivente, l'abilità di avere un voto in più, le sappiamo, no? Come funziona. Avri più programma, tu mi dici cosa fai. Quali sono le intenzioni? Pizza, ecco pizza. Un regalo. Comunque, io dico che veramente io spero in un'amministrazione più giovane, più piena di idee e soprattutto che non dorma, che va a fare del ghe, devo lavorare. Che si devono presentare, ragazzi. Attenzione all'autovelo, sei un mega 30 all'ora, 26. Si devono presentare soprattutto. Comunque, conduci tu, c'è quella di Dio. Vedremo. Io dico, ragazzi, un motto per... Io questo è un motto che vi vorrei in questi 2-3 mesi metterlo sempre nella vostra testa, nel vostro cervello. Watrazu, siamo africati, ma non africati. Questo è un motto che io vorrei che... Perché ci ricordassimo un po' di più. Ci ricordiamo... Perché ogni volta la fregatura di turno è emersa sempre. È molto good. Ogni volta. E allora diciamo... Lello ha cominciato proprio a rinunciare alle famose 50 euro anche se c'è gente che ne ha bisogno però... Enzo, ma purtroppo chi se li prende quelle 50 euro è proprio gente che non li frega niente, anzi dice vabbè per scappare 50 euro meglio che sta a te, e ce ne sono tanti purtroppo, lo sappiamo. Oppure prenditi la 50 euro e non avuti. Questo è scorretto, zio Enzo. Sì, sono politicamente scorretto, come lo sono io, sì. Mi senti pezzo vedere che tutti i soldi non li faccio. Devo dire che questa per me, ragazzi, è la prima campagna elettorale. Sì, lo sapete. Non l'ho mai seguito. Stavolta. Comunque ne vedremo delle belle. No, anche perché. E poi anche perché avverto più interesse attorno alla politica negli ultimi tempi. Perché poi. Dice nel segreto dell'uno nessuno ti controlla, dice il grande Francesco Lanotti che salutiamo. Quindi che succede? Appoggi ciò che ho detto, Francesco. Certamente, cari amici. Comunque, io ci posso fare le pollici, ce le fraca, no. No, ma Lello è giusto. Ce le fraca, no. È giusto che ci si sofferma un pochettino su questo, visto che magari è imminente.
il 4 marzo. Il 4 marzo già c'è un Relation Day. Ciao! Pasquale, lui, Pasquale. Sta vedendo il rito, Pasquale. Pasquale, buongiorno, Pasquale! Grande Pasquale, hai visto chi è Pasquale? No. Il nostro Vucumbra preferito. Penso, prendo morse, ok. Penso tranquillo, tanto poi ci pensa il karma. Vorrei la nostra storia fosse come un manga, perché alla fine inizierebbe basta. Ed ogni posto, ogni canzone mi ricorda te. Ma il cerotto che ho sul cuore mi ricorda che un motivo c'è se sei scappata via. Perché a svegliarci la mattina oggi saremmo in tre. Buongiorno, anche se oggi non so come stai. Chissà dove ti trovi adesso, sicuro stai. Che già stanno cominciando a giocare. Ma sono eravate quelli giusti al momento ragazzi, sbagliato. Ragazzi, io sono venuto a fare fuso, io ho cominciato a fare la giusta, ragazzi. Bravo. Giuseppe Milani, voi ragazzi, buongiorno. Dopo 10 giorni che non ci sentiamo, il nostro lavoro. Giuseppe, buon lavoro, Giuseppe. Alla felicità. Dove ti trovi adesso con chi stai? Però io farei delle domande a qualcuno. Luigi Stella, sì, che Luigi Stella, ma dopo tu pensi che fra 5 anni stare a dire le stesse cose. E noi dobbiamo evitare questo, Luigi. Dobbiamo evitare questo. No, bello schifo. Enzo, diciamo che la maggior parte della gente si è scappata. Enzo, allora perché sto qua dice? Questo non c'è più. Allora perché sto qua dice sempre? Vuoi tre zio, c'è ma fra che te muore, ma fra che chi? Quello è un detto, purtroppo. Trazio, è ipotetico politico, poi ipotetico malandrein, ipotetico falsein, truffator. Trazio. Ma vuoi andare trazio? Ma vuoi andare trazio? Siete in zona chiusa. Leonardo Musi dice Ruspa c'è altro zio, Ruspa significa no. No, Ruspa per spianare, per abbattere tutti, probabilmente. Bellucci di zio ha un nome, senti, quali è? I tre zio. Però Francesco sei troppo acuto. Però è bella, cioè, ma fai a cambiare la tua ora luna, o io non ce l'ha. Partito di Trazio. Francia può essere un'idea chiamare un partito di Trazio. Che ne dici? La metteremo questa bella canzone, la metteremo. Comunque signori, buona domenica, buongiorno, buon ragù a tutti. Oggi è 14 gennaio 2018. E nonché oggi siamo in tre, io, Enzo e Franco. Speriamo tutto quanto, una bella braciola oggi. Io ci ho visto, Enzo non te lo sei mai tacca con questa uragumia, perché di scambrattaggi. Impregna i è tessuti. Bello, è bello. Addirittura il vestito ti impregna, sì, veramente. Ah, dice Crezzo? Sì, vestitivo. Vabbè, ma l'artista è quello, c'è l'artista del cuore. Ma dice, basta. Ma io e te siamo uniti. Ti aspetto dopo la diretta, Francesco. Ci vedo fare dritto. Ma oggi continuano a vederla. Io dico, ma c'è qualcuno che ci vuole offrire un caffè? Ma ci si scusa. Ne show, diciamo, Lello. Io ho visto uno d'oro. Ho
proposito, Franco, ci sono parecchi amici, amiche, c'è anche lì che saluto. Vuole che saluti tua sorella Franca? Mia sorella Franca oggi sta in ferie, lunedì. Ah, lunedì viene? Domani torna. Dove è andata? Non so più dove sono. Ho fatto tardi ieri sera e non è ancora Perso. Oh, dice Francesco, io pagherei anche il pranzo, bello. Oh, grazie Franco. Si propone a me, guaglio. Cioè, perché c'è sta a Roma? Quando si va a barre 12 mesi. Franco, è bella Zarone. Non appena inventeranno il teletrasporto, che con un click stanno già a Roma, faccio più fare i miei conti con te. A proposito di click, ragazzi, condividete. Ragazzi, i commenti, non condivido niente. Condividete. Casino Pic. Oh, venite a Milano, ce l'ho io. Aspettate, non appena invento il teletrasporto. In che zona di Milano stai? Luci, in che zona di Milano stai? E mo ce lo dirà, Oh, fra quella notte abbiamo preso la sede nuova, Barletta della Vesta, alla sede nuova, ragazzi, è ufficiale. È vero? Sì, sì. Vicino alla... Non lo sappiamo, il letto è sicuro che lo metti. E catune a cucella, ma la fase, scusa, sono Franco. No, se si mette una cucina volante, Enzo. Una cucina spaghetti veloci, se la metti volante, dopo qualche tempo non avvolo più. Sesto San Giovanni, dice Bucci. No, Sesto San Giovanni. Giovanni. La metro rossa, capolinea della rossa. Tutto. Sesto San Giovanni, capolinea della rossa, il cantiere, il prolungamento. E fate il caffè, signor Franco? Alle 7:30. Un altro, posso offrire, sì. Posso offrire un caffè? Alle 7:30. O me lo offri tu? Se me lo offri tu ti faccio la pubblicità. Signore e signori, abbiamo The Gate, la grande scuola di inglese. Dove il signor Franco Di Miccoli, di Fracdin di Sud, vuole che voi barlettani imparate l'inglese. Se mi candidate. È una persona che vi dice andate dove volete, ma l'importante è parlare inglese. Allora io questa cosa l'apprezzo, al di là che l'ora mi devo offrire il caffè. Però Franco, questo non è uno scherzo, io apprezzo assai quando dici queste cose. Andate dove volete, ma imparate l'inglese, perché l'inglese è il futuro. Allora Lello, nel nome dell'inglese io ti appoggio, la penso come te. The Gate. Comunque The Gate, la settimana prossima lo scientifico, ragazzi, alternanza tra lavoro allo scientifico. Comunque la cosa, la che grande richiesta. Oh, la cosa che mi piace The Gate, zio Franco, veramente che ci metti il cuore. È un ho visto anche i nuovi cartelli, bellissimo. Adesso faremo una pizza, facciamo una pizza The Gate. Sì, la pizza The Gate, dobbiamo dire. Voglio salutare il mio nuovo amico sponsor, il pizzeria Pronto Pizza by Bettola del nostro amico Luigi e Loredana, che saluto con affetto e con amore. Buona giornata a voi. Ieri come stai? Ehi, veramente io continuate così, ragazzi, che siete sulla strada buona. Sanno lavorare veramente e poi mettono amore. E voglio salutare anche i nostri grandi amici, che non pensate che li dimentichiamo. Stiamo parlando di Raffaele della New Pirati, che ha la puccia di Barletta Avest, e di Domenico Mattone, che ha la pizza di Barletta Avest. Ma è proprio per non dimenticarvi che parliamo di voi, ragazzi. E infatti. No, perché non siamo ruffiani. Dove andiamo a fare il caffè, signor Franco? Grazie, Franco. C'è bello, Franco. Sfuggi da Mac e Benzain. Ah tu, c'è bello che... Non lo sapevi. Sfuggi da Mac e Benzain. Come non la sa. Quindi, Francesco, come stanno rispondendo i barlettani a questo piacere di imparare l'inglese? Sì, i ragazzi vengono, quelli dei licei,
le lezioni sono 4 ragazzi per volta, 5 ragazzi per volta, sono qua lezioni private, stiamo facendo il tempo. Sì, cosa era in rabbenato, era ancora, penso di sì, è vero? Se ne sono scordati. Ah, no, comunque è bello, no, no? No, ma anche l'albero merita di essere coperto. Non penso che ancora è qualcosa di... Io penso che sia ancora inerente al Natale. A salutare le 5 sorelle che gli vado a dare la buona domenica. E ce ne andiamo a fare il caffè, salutiamo a tutti. Ciao ragazzi, saluto le 5 sorelle. 5 sorelle, buongiorno. Vi auguriamo una buona domenica a tutti quanti voi che state in ascolto e chi lo ascolterà. Stanno in buona salute gli alberi. Sì, hanno tolto quegli alberi. Sì, infatti, salutiamo il nostro grande amico Gigi. Vai Bettola. Guarda che non c'è, sono già usciti. Sì. Beh ragazzi, buona domenica a tutti. Ciao, abbraccio. Andiamo al... Vedi, non è che ci può formare a sé. Tu baci, lui. È vero? Andiamo sì, qua. Ragazzi, grazie. Leilo Leila. Ciao a tutti. Ciao, vi auguriamo una buona domenica. Ciao ragazzi. Marley. Ciao a tutti. Ah, ecco, Loredana già ci ha salutato, sarebbe la... La compagna del grande Luigi. Hai visto il saluto? Vabbè, mo lo chiamiamo. C'è lei la bella. Loredana, venite a prendere il caffè, dai, offro io oggi. Mour. E Avest, ciao. Ciao ragazzi.